Antonio, che c'è? Provincia di Macerata. Ciao, ciao Cruciani. Ma chi sei? Locascio, tu? Sì, sono io, sono io. Ciao, ti volevo salutare tutti e volevo invitare anche l'amico di Roma. Che cazzo, state calmi, bisogna stare calmi nella vita. Ci sono delle cose... Detto da te, detto da te. Ecco, ecco appunto, che io non ci sto mai calmo, però voglio dire... Allora, io volevo dire una cosa, no, Cruciani? Oggi è la giornata, oggi è la giornata dei carnivori, la giornata dedicata alla carne. No, ma io ho fatto una considerazione su un altro video che ho fatto sul web, no? Perché almeno io ho visto che tanto a fare i provini non ci vado, perché tutti mi dicono quando faccio un provino le faremo sapere, io non voglio fare, io devo far sapere se ci voglio andare, non è che la gente me deve far sapere se... Vabbè, se questo è un altro discorso. Quindi, ecco, allora io invece sul web mi faccio i cazzi miei e dico quello che mi pare. Allora io dico questo, no? Ho fatto un altro video un po' di tempo fa, no? Sì, allora, sì. Se tu mangi la carne rossa ti fa venire i tumori, non bisogna mangiarne tanta. Sì. La carne bianca è tutta piena di esterogeni, di cose, di anabolizzanti che fa gonfiare le ghiandole, le cellule. Se tu mangi il pesce, lo pesce sta dentro l'umare, l'umare è inquinato, noi mangiamo il pesce, è un macello perché ci avveleniamo pure noi. Sì. Allora mangiamo la verdura. Ma la verdura è piena di anticristogamici, di cose chimiche, di cose... Allora io, nel mio video, lo dico pure adesso, per stasera, per tutti noi, o che voglio mangiare, metto un po' d'acqua in una pentola, un po' di sale e un po' di zucchero e mi mangio sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo. Ecco. Questo regista, no, Antonio, questo regista? Antonio Locascio sta dicendo una cosa molto chiara. Aspetta, Locascio. Antonio, che sei, con l'auricolare per caso, con la viva voce? No, sto con il telefono mio legale, qui il cellulare. No, ah, il cellulare, tranquillo. Allora, no, pensavo che fossi con il viva voce o con l'auricolare, vabbè. No. Antonio dice una cosa molto semplice, siccome ormai ci dicono che non si può mangiare un cazzo praticamente, giusto Antonio? Allora tu dici, ecco, io che faccio? Allora a questo punto mi metto la pentola, faccio bollire l'acqua, metto un po' di sale, forse pure un po' di zucchero e mi mangio quello che lui definisce... Sto cazzo. Bravo Antonio. Ecco. Ma tu quanta carne mangi? Non ho capito. No, io non la mangio, ma non la faccio mangiare manca di niente, ma la mangio pochissimo, perché la carne fa male. Allora io, Cruciani, se c'ho un secondo, sì, ti devo dire una cosa. Dimmela. Come la devo dire e voglio sentire una smentita. Sì. Allora, se tu sai che nei cimiteri molte persone vengono seppellite sottoterra, no? Beh, sì. Fino a 25-30 anni fa, sì, quando tu tiravi fuori il cadavere, parte dell'anima sua da sottoterra, sì, rimanevano le ossa e poche altre cose. Sì. Adesso, negli ultimi anni, quando tu tiri fuori un cadavere da sottoterra, sì, è come se fosse stato messo dentro la ceralacca. Sono mummificati, ermane, molti corpi sono stati ritirati su, pure intatti, per tutte le cazzate, la merda che mangiamo, che ci danno da fa e da mangiare. Non si fa più mangiare un cazzo, ci vogliono e ci stanno avvelenando con la merda, la merda, la merda, la merda, la merda. Capito? Arrivederci, buona serata, ti abbraccio, ciao, ciao.